Allora, in questa simulazione c'è il vostro compagno che ha avuto una serie di escoriazioni e di traumi dovuti alla caduta di calcinacci, banchi, eccetera, eccetera. Crolli, feriti, ambulanze, soccorsi, evacuazione di scuole e palazzi, tutto simulato ma tutto essenziale. Nell'ambito dell'esercitazione di protezione civile in corso di svolgimento nella zona sud-ovest di Catania, il sindaco Raffaele Stancanelli si è recato nell'istituto comprensivo Campanella Sturzo a Librino, dove si è svolta una delle prove di evacuazione dell'edificio che riguarda anche altre scuole della zona in caso di evento sismico. Sindaco, viviamo in una zona altamente sismica, queste esercitazioni sono importantissime. Ma io penso che abbiamo dato un segnale forte anche sotto il profilo formativo in questi 3 giorni di esercitazione, avendo simulato un evento sismico. Noi ci auguriamo che non avvenga mai l'evento sismico a Catania, però essere preparati, fare prevenzione, io penso che sia un fatto importante. Il fatto che l'architetto Areddia, che è il responsabile della protezione civile di Catania, assieme a tutta la protezione civile e con il coordinamento delle associazioni di volontariato, sia riuscita in questi 3 giorni a coinvolgere popolazione, scuole. Stamattina siamo all'istituto comprensivo Campanella Sturzo e i ragazzi hanno accolto con grande simpatia questa possibilità di conoscenza e di formazione, perché li mettiamo in condizione di dare un messaggio forte anche alle loro famiglie. L'esercitazione ha riguardato una evacuazione di una scuola, come avete operato? Allora, bisogna innanzitutto dire che c'è stata una scossa del magnitudo 4.7 e a seguito della scossa noi abbiamo inviato sul posto una colonna mobile dopo che i tecnici hanno accertato comunque la stabilità della struttura e quant'altro, quindi con la campanella, il suono della campanella che segnala il momento in cui bisogna uscire poi dalle classi, i ragazzi sono stati fatti uscire nel cortile antistante. Dopodiché gli insegnanti fanno l'appello e si riscontra che manca qualche ragazzo. A questo punto entrano nelle classi le squadre logistiche con il supporto delle unità cinofili, cercano i ragazzi che non risultano presenti nel cortile all'appello e a quel punto li trovano e quindi salgono le squadre sanitarie, li prelevano, li portano giù per i primi accertamenti, dopodiché si decide se ospedalizzarli o se poterli curare anche sul posto qui. Abbiamo visto un esempio di un ragazzo che è stato ferito e poi portato in ospedale. Sì, è uno dei tanti esempi che abbiamo programmato in questa esercitazione, che ha subito delle scoriazioni e quant'altro nell'ipotetico sotto le macerie, così qualche calcinaccio o quant'altro, e quindi è stato curato immediatamente e sistemato sulla spinale così chiamata e poi sulla barella per essere poi portato in ospedale. Un messaggio che potete dare voi della protezione civile alle persone che ci ascoltano, perché viviamo in una zona altamente sismica. Sì, l'esercitazione, la finalità è questa, quella di addestrare o comunque più spesso e continuo sia gli istituti scolastici sia le abitazioni dove andremo, proprio per mettere nelle condizioni i cittadini di capire cosa debbono fare nel momento in cui si verifica una scossa di terremoto, come devono comportarsi, e per fare questo abbiamo fatto un porta a porta nella zona nei giorni passati e abbiamo visto che in realtà c'è scarsa informazione.